Raffaele, è la seconda gara che la Massese in casa, nonostante la superiorità numerica, non riesce a vincere. È stata veramente dura anche arrivare al pareggio, nonostante un tempo intero di superiorità numerica. Che devo dire? Non so se è stata dura perché creiamo e non si fa gol. E poi quando vai sotto le squadre si chiudono, non è mai facile trovare spazi per riaddrizzarla. In questo momento siamo così. Siamo con poca qualità perché, ripeto, non mi piace guardare la partita secca, ora però iniziano ad essere 6 partite, non lo so in queste 6 partite quanto abbiamo costruito. Sinceramente, se ogni partita ogni domenica è questa, vuol dire che qualcosa ci manca, quindi dobbiamo lavorare, dobbiamo, ripeto, stare sereni, perché io sono uno che gli piace vedere nei 90 minuti, però a questo gioco bisogna vincere e quindi in questo momento manca, e quindi vuol dire che non stiamo facendo quello che dobbiamo fare. Quindi ti ripropongo una domanda che ti ho fatto in settimana proprio nella conferenza stampa di presentazione di questa gara. La Massese tornerà sul mercato? Ma la Massese, l'ho già detto anche in settimana, ma non è che la Massese torna sul mercato perché ha fatto 4 pareggi. La Massese sapeva che molto probabilmente doveva ritoccare qualcosa e sinceramente al momento dobbiamo per forza di cose pensare di ritoccare qualcosa, perché, ripeto, io non credo di essere un genio rispetto agli altri, però mi sembra che la Massese crei molto, che la Massese giochi, che la Massese abbia un'identità, e poi è chiaro, se non vinci le partite devi andare a trovare qualcosa per cui te le faccia vincere, quindi sì, credo che si tornerà sul mercato. Come dicevamo già dopo la gara di Pontaegola, anche oggi hanno segnato i capocannonieri della Massese, Andreotti, che è la punta centrale, e il difensore centrale Ricci. Diciamo che questo ragazzo in 4 gare ha segnato 3 reti, sono veramente tante, sta tenendo in piedi la Massese. Ma non so se ha fatto con Ricci o... Allora, diciamo che c'è una, magari lo chiederemo magari a qualche ragazzo che viene a farsi intervistare, ma insomma c'è un dubbio tra Carlini e Ricci. Sì, io credo che abbia fatto con Carlini, però ora, a prescindere da questo, quello che ti ho detto in settimana, Andrea ha qualità per venire in aria e far gol, la sta sfruttando. Se avesse fatto lui gol oggi siamo contenti, se non l'ha fatto e l'ha fatto un altro siamo contenti lo stesso, ma io inizio a essere un pochino meno contento rispetto alle altre volte, perché sinceramente facciamo troppo per non vincere queste partite. Mi confermi che si giocherà sabato la prossima gara di campionato contro questa incredibile River Pieve, che credo sia seconda o terza in classifica? Io penso che nessuno l'avrebbe detto all'inizio del campionato. Ma River Pieve, come tutte le altre squadre, è un campionato molto livellato. Scusa, è sabato, quindi sì, abbiamo sì, detto. Sabato. È un campionato molto livellato. Ora, sinceramente, di guardare la classifica credo che non sia nemmeno giusto. La classifica cerchiamo di vederla un pochino più avanti, quando abbiamo giocato un po' più partite, lì vedremo cosa siamo riusciti a fare. In questo momento guardare la classifica dopo 4 partite, sia che si fosse fatto anche qualche punto in più, era sempre troppo presto. Allora, abbiamo avuto la conferma che è stato Ricci dal direttore tecnico Paolo Fusco, quindi Ricci è appaiato in testa alla classifica dei cannonieri della Massese, 3 gol con Andreotti, l'ennesima conferma dell'ottimo inizio di campionato di questo ragazzo. Sì, ma Andrea ha qualità, non è che lo scopro io. Andrea ha qualità, sta facendo bene, è un ragazzo che ci sta mettendo tutto quello che ha, e bisognerebbe che tutti prendessero
esempio da chi fa veramente bene. Guardando la classifica, questa River fa paura per sabato? No, non fa paura, come non avrebbe fatto poca paura se avesse avuto un punto. Dobbiamo andare a giocare le partite con la stessa mentalità, con la stessa voglia. E ripeto, come ho già detto domenica, cercando di vincerle, perché partite come oggi, se non le vinci, poi voglio provare a pensare quando non si fa come oggi cosa succede. Benissimo, grazie, in bocca al lupo. Ciao. Grazie mille. Ciao.